Lei sa che tanto più si regge uno sforzo, tanto più se si sa quando questo sforzo finirà, no? Gli italiani iniziano a ragionare in termini di dopo Pasqua, possono ragionare in termini di inizio maggio, di fine maggio, possono pensare che l'estate sarà un'estate più o meno normale? Io penso che oggi abbiamo fatto tanti sforzi, noi italiani, mi ci metto anch'io, e davvero abbiamo dato il meglio di noi come italiani osservando tutte le prescrizioni. Quindi ora è il momento delicato, ora non dobbiamo cedere ed essere fermi nelle prescrizioni che ci vengono date. E ritengo che certamente dopo Pasqua, entro aprile, vedremo i dati come andranno e verranno poi prese delle decisioni a livello anche di comitato tecnico e quindi poi dal governo. E io spero che per l'estate certamente potremo andare in vacanza, me lo auguro, ma sicuramente io credo che questo periodo lascerà qualcosa in ognuno di noi, nel senso che dobbiamo cambiare un poco stile di vita e di questo ne sono davvero convinta. E solo così noi faremo fronte a una situazione, perché poi per non ricaderci dentro. E d'altra parte è importante seguire queste linee, perché dopo tanti sacrifici vanificare tutto quello che abbiamo fatto mi sembrerebbe davvero assurdo.